San Giustino. Figlio di un latino prisco e di famiglia pagana, nacque nel II secolo a Sichem, oggi Nablus, in Samaria. Si dedicò allo studio della filosofia. Per indagare nel silenzio sulla vera felicità e la sapienza, si ritirò in un luogo solitario, forse presso Efeso. Si narra che un giorno un vecchio incontrato per caso gli disse che quanto cercava era nelle scritture. Giustino le studiò e vi trovò la verità. Ricevuto il battesimo, non rinnegò la filosofia, anzi indicò in Socrate ed Eraclito gli inconsapevoli precursori del cristianesimo. Per spiegare il cristianesimo alle classi colte, fondò una scuola filosofica a Roma. Fu il più importante difensore della fede del II secolo. Insieme ai suoi discepoli fu arrestato e poi decapitato dal prefetto Giunio Rustico verso il 165, al tempo di Marco Aurelio, è patrono dei filosofi.